Non c'è pubblico ad ascoltare le composizioni di Paolo Zannarella, performer situazionista, ma c'è una storia, quella del ponte di Campolongo, in provincia di Belluno, costruito per collegare definitivamente la Val Frison con il Friuli e osteggiato in ogni modo dalla gente di montagna che accusa costa troppo, è inutile e soprattutto non reggerà mai perché la montagna gli frana sopra. Ivaldo Casanova e Elio De Bernardin, 82 anni, sono membri della Regola, antichissima forma associativa tipica del Cadore, nata per controllare e regolare appunto l'uso del territorio e delle sue risorse. Con loro aggiriamo la frana e percorriamo la strada costruita nel 1940 e ormai chiusa per essere messa in sicurezza da un paio d'anni. Noi vediamo un ponte fatto nuovo. Sì. Che invece che in quella posizione doveva essere posizionato in quella posizione a detta del paese intero. Sì. E doveva arrivare qua dove siamo noi. Perché se l'avessero fatto lì attraversava direttamente il fiume e saliva su di qua, giusto? Esatto. Invece e lì va contro la montagna, questo è quello che state dicendo voi. Lì va contro la montagna, hanno dovuto e devono rimuovere il tutto e c'è il pericolo che con una mezza alluvione ci sia un'ostruzione del Frison e che ci sia pericolo anche per Campolongo. E non è un pericolo, come dire, solo teorico, perché in realtà voi in agosto già ce l'avete avuto una frana, giusto? Sì, c'è stata una piccola frana causata comunque dai mezzi meccanici. Questo è un esempio di come è l'uomo che può provocare le frane. Diciamo pur di sì, diciamolo di sì, è vero, e questa è la è realtà. Questo? Sì, sì. Io lo confermo. May it be an evening star shines down upon you. Il torrente che arriva a Campolongo, il Frison, poco dopo si immette nel Piave. Per scendere a valle ne seguiamo il corso. All'altezza di Lungarone, la memoria torna inevitabilmente alla tragedia del Vajont, ottobre 1963. La diga svetta ancora lassù fra le montagne. Sotto, proprio nel letto del fiume, si vedono diversi insediamenti industriali. Se il Piave straripasse, si porterebbe via tutto. Le soluzioni sono tre, secondo me. O non si fa niente perché si dice, vabbè, la montagna lasciamo lì così com'è, faccia il suo corso la natura. È una soluzione che però non condivido. L'altra è quella, interveniamo dappertutto, facciamo opere dappertutto senza tener conto della situazione che potrebbe venirsi a creare nel momento in cui si va a toccare questo equilibrio precario, e neanche questa non è una soluzione che condivido. La terza è quella di trovare un equilibrio che non è facile per far convivere l'uomo insieme alla natura della montagna. Non è normale trovare un insediamento industriale nell'alveo di un fiume. Non è normale costruire da nessuna parte in montagna se seguiamo la logica che dice lei. Perché per esempio l'Alpago è tutto pieno di frane dappertutto, quindi non si costruirebbe da nessuna parte. Allora, non costruiamo da nessuna parte vuol dire spopolare interamente la montagna. Io dico invece che bisogna costruire tenendo in considerazione le situazioni che ci sono sul territorio e quindi mitigare il rischio e ridurre al massimo la possibilità che accada un evento.